Buongiorno e bentrovati da Scandal. Quest'oggi siamo insieme a fare Operation Saipan con un caccia di Era 4 J2M giapponese, 1,45, quindi nuovo, non è ancora full, come vedete ho le offensive 20 mm bloccate su default, lo mettiamo con 20 minuti di fuel amount e poi vediamo come lavora questo caccia. Che considerate, su Saipan non ci ha mai neanche messo il culo perché era un caccia di base a terra proprio per prevenire i bombardamenti americani. Quindi prendiamo un po' di quota e vediamo insieme questo bellissimo caccia. Siamo a 6.900 metri in poco meno di 4 minuti, direi. Il climb è molto interessante, l'acquisizione di quota di questo caccia, proprio perché anche comunque nella realtà era un aereo che doveva avere delle caratteristiche di acquisizione di velocità e soprattutto di velocità critica ad elevate quote interessanti, velocità diciamo di crociera, non critica, ecco. Proprio perché doveva andare a cuccarsi i bombardieri. È stato prodotto in pochissimi pezzi, purtroppo non ha avuto nessun rilievo in guerra, non tanto quanto il suo fratellino minore, lo Zero. Se vediamo il Typhoon, che cosa può fare? Niente da fare, vedete come storpia la manovra, è molto poco preciso come caccia, è molto veloce, è vero, acquisisce quota molto velocemente ed è vero. Però è nelle manovre è imbarazzante, ci mette una marea di tempo, guardate quanto ci mette, è mostruoso. E poi soprattutto se gli dici punta lì, lui non punterà mai lì perché sbacchetta, guarda, ma che storia. Devi sparare un po' a cazzo. Comunque, set of fire, diciamo, questo ci potrebbe garantire, sì, non si spegne, ci può garantire la kill, però comunque avete visto come sbacchete, io penso che ci sia un problema di elevatore abbastanza consistente. Non so se sia derivato dall'elevatore, ma comunque è molto particolare come problema. Perché se voi dite mira lì e lui ha una manovrina da fare, vi sbacchetterà 3-4 volte. Adesso c'è un P63 in coda. Nostro amico Jack viene importunato dall'Alexandru. E quindi non ci romperà più i maglioni. Adesso vediamo se riusciamo. Ok, lui, vedete come. Non capisco. Se questo è un difetto voluto. Perché già. Perché chiaramente per arrivare qui e farvi questo gameplay, che in realtà è un gameplay illustrativo, cioè proprio una preview. Perché in realtà bisogna volarlo qualcosa come una cinquantina di volte per capirlo questo aereo, però già così vi fate un'idea. Io ho avuto, vedete come, guarda come fa il muso, è incredibile. E non riesci a tenerlo soprattutto sopra a una certa velocità, ma soprattutto quando tu devi impiegare delle correzioni in negativo, non riesci a tenerlo nella maniera corretta. E questo è fastidiosissimo perché il ventaglio del tiro, le opportunità che ci sono in una partita, non le puoi sprecare. E questo è un aereo che ti fa sprecare davvero tante opportunità. Comunque, adesso vediamo su questo 63. No, Spitfire forse è meglio, vediamo se riusciamo. Ok, il cannone non delude, è un 20 mm che fa paura. In realtà ne ha 4 di 20 mm. Adesso vado in un loop, vediamo. Questo era inaspettato. Spitfire ci fa l'ala sinistra un po' a brandelli, ma vediamo di riuscire a P63. Oh, niente da fare, overshoot ancora. Non riesce ad avere una gestione facile. È un aereo abbastanza particolare. Sembrerebbe essere ottimo per il climb, ottimo per le velocità critiche. Non rompe, quindi boh. Voi tirateci pure tutti i giri che volete, perché tanto comunque io ho visto che davvero è molto difficile, non dico impossibile, ma è molto difficile romperlo. Però ha questo gravissimo, secondo me, difetto. Adesso vediamo di andare a cuccare quello Spit, che sta cercando chiaramente di andare a cercare di appontare sulle proprie portaerei. Povero ignaro del proprio destino. Sei ignaro? Mister Museka, Museka, Muse, Museka, Museka, con la K.
Adesso vediamo di andare a prendere questo Spitfire e cerchiamo. Guardate come fila. Fila veramente bene sto caccia. Adesso lui chiaramente cosa fai? Io ti sparo già adesso perché. Ok, wow. Nonostante default di munizioni, questo aereo non delude. Delude più per quello che è, diciamo, convenzionalmente si chiama aiming, quindi la mira, diciamo, il suo modo di riuscire a essere preciso sul tiro, perché non ha, ha molto sbacchettamento. Non so se sia voluto davvero, come dicevo prima. È un aereo particolare, molto particolare, però sul piano si muove molto veloce. Questo è un è buono, considerate che comunque Q84 più o meno che gira sugli stessi battle rating, i primi, gli Zero, sono tutti comunque oltre i turning fighter, anche degli ottimi energy fighter, anche se le loro critiche non sorprendono, però sono capaci di reagire a manovre in accelerazioni che sono davvero inaspettate. Questo è un altro caccia che vedete sul piano, nonostante non sia chiaramente full, anche perché vi dico, questa è una preview, la vediamo insieme per come è adesso, però va da sé che appena avrò capito, ci vorranno una cinquantina di partite, capire un po' come funziona il corsaro sta niente, no, non riesco a parte l'ala rosa, ma non, vabbè che l'ala rosa ha un suo difetto, però comunque considerate che molto spesso aerei con ala rosa, quindi con danni leggeri a una parte, niente da fare, purtroppo anche sfiga, perché comunque abbiamo finito tutto il team avversario. È un aereo che è particolare, io lo rivedrò sicuramente prossimamente, perché mi concentro, vado a vedere che di spulciare un po' che manovre fa, ma è aereo che davvero prende quota in maniera molto molto semplice, in pochissimissimo tempo vi sorprenderà davvero, però difficile per finalizzare la kill. Un aereo con cui ho fatto una marea di assist, però kill qua adesso ne ho fatte due, ma è un evento raro, perché se chiudo una è già una fortuna sfacciata. E partita del tutto mediocre, due kill non è niente di che, però comunque abbiamo visto insieme questo G2M. Provatelo anche voi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, perché così riesco a vedere anch'io. Ho sbloccato Engine Any Action. Quindi niente, anche per questa volta è tutto, guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima. Ciao!